Preparare la stagione estiva nel migliore dei modi, ampliando l'offerta a disposizione di cittadini e turisti. Questo è l'impegno del Comune di Salerno, che sta vagliando le oltre 50 offerte arrivate per la gestione dei servizi lungo il litorale, appena rimesso a nuovo grazie al ripascimento. La Regione Campania, il Presidente Luca, ci ha consentito un ripascimento del litorale particolarmente suggestivo ed importante, che ha un valore turistico alto, ma anche un valore di difesa spondale. Noi abbiamo fatto in modo che le spiagge che non erano occupate dalle concessioni demaniali fossero rese assolutamente libere per i cittadini di Salerno. Allestiremo su queste spiagge, per le quali abbiamo fatto un bando, dei punti ristoro semplicissimi, bagni e docce. Il sindaco ribadisce che non ci sarà nessuna privatizzazione, non sarà obbligatorio spendere per recarsi sulle spiagge libere, anche se non mancano le polemiche in queste ore, soprattutto per le palizzate e le recinzioni installate in più punti della costa. Chi si è aggiudicato il bando potrà noleggiare sedie ed ombrelloni, ma è un'azione di semplice noleggio. Chi vuole andare sul litorale non deve chiedere il permesso a nessuno. Entra sulla spiaggia, si può portare l'asciugamani da casa se lo ritiene e si fa il bagno e si prende il sole. Se invece vuole utilizzare questi servizi che sono a loro disposizione, lo può fare tranquillamente a prezzi assolutamente popolari e calmierati.